Ciao ragazzi, sono Super Seba. È appena finita la partita Italia-Bulgaria 1-1. E noi, da neo campioni d'Europa, torniamo a giocare dopo che abbiamo festeggiato l'Europeo, strombettato per strada e poi vincere in finale contro l'Inghilterra, e portando a casa la Coppa, eccetera, eccetera. Ma adesso stiamo a parlare appunto della partita che abbiamo visto stasera. Allora, qualificazioni mondiali Qatar 2022. Ecco che noi da neo campioni d'Europa ci presentiamo a Firenze. Tra l'altro abbiamo visto un'Italia che ha il solito atteggiamento di come quello che l'ha dimostrato all'Europeo, lo spirito di squadra, lo spirito di gioco come l'ha preparata Mancini. Per quanto riguarda il pareggio, noi siamo in testa al girone con 10 punti, nonostante che ci siamo portati a casa un punto. La Svizzera invece è al secondo posto, per cui questo risultato appunto del pareggio non me la sarei aspettato, perché a quest'ora con la Bulgaria potevamo fare 3, 4, 5 gol. E poi il gol di Chiesa non è bastato, ne potevamo fare ancora un altro. Ma poi grandissimo gol di Chiesa, che addirittura ha calciato a raso terra, ed è un bellissimo gol di fantascienza, del tiro a raso terra, e che gran gol che ha fatto Federico Spidi Chiesa. Cioè, non andiamo oltre al pareggio, ma appunto pareggiamo con la Bulgaria, che poi a causa di un errore in difesa, poi Donnarumma non ci ha potuto fare niente, poi pareggia la Bulgaria 1-1, che a me questo risultato, cioè a me per questo è un risultato bugiardo. Perciò c'è lo spirito di squadra, c'è lo stesso atteggiamento di come l'abbiamo dimostrato all'Europeo quando abbiamo battuto in finale l'Inghilterra, e poi soprattutto che nelle altre partite di quello che abbiamo fatto nel corso dell'Europeo, ragazzi, perché ho avuto lo spirito di squadra e la voglia di giocare insieme, questo è quello che ha fatto. È quello che ha fatto Mancini per questo gruppo di ragazzi. Ecco adesso noi che siamo ancora in testa al girone con 10 punti, nonostante che ci siamo portati a casa il pareggio, ci prepariamo per domenica contro la Svizzera, anche se non sarà facile, perché appunto la Svizzera, se vi ricordate, nella seconda partita del girone contro la Svizzera abbiamo vinto 3-0. Era la seconda partita del girone, se vi ricordate, contro la Svizzera, alla seconda partita del girone all'Europeo, l'abbiamo vinta per 3-0 con doppietta di Locatelli e poi gol di Ciro Immobile. Comunque, pensiamo a domenica in cui non dobbiamo assolutamente perdere la concentrazione, quindi prepariamoci per domenica per andare a giocare contro la Svizzera, perché questa è la partita fondamentale di questo girone di qualificazioni per i mondiali Qatar 2022. Quindi, ragazzi, mi spiace per il pareggio, pensiamo a domenica e mettiamocela tutta se vogliamo cioè stiamo primi nel girone, ma comunque bisogna fare meglio sia per le prossime partite di queste qualificazioni per i mondiali. Quindi testa bassa e pedalare, pensiamo a domenica e quindi mettiamocela tutta. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, fate tanti click click click, mettete la campanella, quello Super Save è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao alla prossima, e come sempre, forza Italia! E forza azzurri, scusate.